splendida serata questa del Discoffi qui al Posto. Stasera abbiamo qui tra gli ospiti, tra gli invitati, un personaggio molto molto interessante, professor Mimmo Cozzolino, che è dell'Università di Napoli, che è venuto qua perché è stato invitato e ha assaggiato queste nostre bevande e poi è stato molto curioso su quello che è il nostro prodotto, il Ganoderma, insieme alle nostre bevande, e che è rimasto veramente ben impressionato. Un giudizio su questa serata e su questa tipologia di prodotto, di concetto di portare un benessere attraverso una gestualità quotidiana. Intanto la serata è stata meravigliosa, ringrazio ovviamente gli ospiti, te che un po' in qualche modo sei un po' il rappresentante di questo gruppo nascente che dovrebbe avere, secondo gli auspici, un'ottima fortuna, e per la qualità dei prodotti e per la palatabilità. Ho avuto il piacere di assaggiare il primo prodotto, il mocaccino, che è meraviglioso, una palatabilità straordinaria. Chi fa invidia a queste nuove miscele di caffè, cioccolato e compagnia bella, con la differenza, e questo penso che sia degno di nota, che sono prodotti che da una parte allietano il palato, dall'altra parte fanno sicuramente felici anche le cellule del nostro organismo, che in qualche modo si beneficiano delle proprietà che sono ormai note del prodotto, dell'essenza di questo prodotto, che è il Ganoderma lucidum. Ganoderma lucidum. Appunto. La genialità di mettere insieme quel caffè, che è una bevanda che tutti quanti utilizziamo come fatto di dipendenza, insieme al caffè il Ganoderma lucidum. Lo scopo è portare la ricchezza della terra alle persone della terra. Come scopo finale, che te ne sembra? Assolutamente vengono rispettati i presupposti che ormai la gente chiede. La gente, la base, va dal medico, insomma, io faccio questa attività, viene con delle domande precise, vuole sapere quali sono i prodotti in qualche modo tutelano la salute, c'è un po' la tendenza di abbandonare un po' le vecchie molecole e affidare la propria salute a questi nuovi prodotti, i nutraceutici, gli integratori, e perché no queste nuove sostanze, facendo forza sul principio che molte di queste agiscono attraverso le loro proprietà antiossidanti per cercare di ridimensionare il processo di invecchiamento e con esso l'evoluzione naturale di molte malattie che si associano all'invecchiamento stesso. Visto il tuo ruolo nel mondo scientifico, tu sei un cardiologo, quanto è importante assumere antiossidanti per la nostra salute? Beh, fai una domanda, perdonami, insomma, ovvia, è assolutamente fondamentale. Ormai molte delle malattie cardiovascolari sono in qualche modo dipendenti dall'eccitazione dello stesso ossidativo, e quindi se c'è un'arma a disposizione è quella proprio affidata agli antiossidanti, agli antinfiammatori, verosimilmente e possibilmente di origine naturale. Bene, allora un consiglio che possiamo dare alle persone di cercare di trovarvi questo caffè in qualche modo. In ogni caso noi come gruppo ci stiamo espandendo tantissimo e il nostro lavoro è quello di far conoscere utilizzando questo caffè. Quindi il consiglio che puoi dare alle persone che tu conosci, cosa potresti dire? Allora, la domanda mi porge l'assist. Tu sai che io vengo da una terra napoletana dove l'uso del caffè è una consuetudine ormai consacrata dagli anni, e dire a un paziente devi ridimensionare l'uso del caffè significa in qualche modo condannarlo un pochettino a una sorta di gabbia psicologica. Avere a disposizione queste nuove sostanze in qualche modo da una parte fa anche il piacere di questi stessi pazienti che ricevono il gusto e il piacere del caffè, senza per questo però ricavarne gli svantaggi del caffè tradizionale. E quindi penso che questa dovrebbe essere un'arma in più nelle mani anche del cardiologo e di chi ha interesse poi a sviluppare i principi di nutrizione che in qualche modo dovrebbero tutelare il paziente, soprattutto se cardiopatico ed anziano. Quindi possiamo dire alle persone: è meglio un caffè che fa bene o un caffè che non dà niente? Un caffè che fa bene.